qui a quarto. Un po' diverso, si capisce? Se qui si fosse stato l'albero del cavaliere nero, lui uscirebbe qui al centro di questo albero, prenderà a far fuori tutte le persone e li taglia tutta la testa. Offesa contro l'essere umano. Guarda, sta tutto volando. Incredibile. Ma che può essere lo spirito del cavaliere nero? Non si sa mai. Guardate che meraviglia. Questo campo in primavera è tutto verde. E per fortuna che l'uomo parliamo di questo albero, l'albero di Sleepy Hollow. Lì c'era un altro, però purtroppo è stato distrutto dalla natura quando vuole scatenarsi, e quindi allora non c'è neanche il caso di andare a visitarlo. E questo è l'albero bello misterioso. Se qui esce il cavaliere nero, ci fa fuori tutti. Guarda che chi c'è là. C'è un gatto che sta aprendo una busta. Vedi? Che bellino. E mi sta preparando a andare a acchiapparlo, ma poi ho scoperto che è soltanto una misera busta. Faccio un po' di foto un po' questa zona, e quindi magari mi dirigo verso il mare per vedere che cosa è cambiato questo 2016 per me. Secondo me, io penso alla vita positiva, perché adesso l'ho chiamato questo 2016 l'anno positivo. Sottovalutare la vita è prevedibile, ragazzi. Certo, noi cerchiamo di trasmettere dentro di noi la vita positiva e di vedere le cose positive, perché se vediamo le cose negative, quindi vedremo cose brutte. Quindi pensiamo positivo.
verso il mare e vediamo che cosa potete trovare. Ok ragazzi, dai, se ci vediamo direttamente nel prossimo video, o se no ci sentiamo presto, perché ho altri nuovi progetti per fare la sperimentazione e quindi